Buenas noches a Totom, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Qui Radio Roma Futura dalla festa dell'Unità a Viale di Porta Ardeatina 55 presso Villa Osio, la casa del jazz. Sono le 2:28 della notte, Don Alberto. Así es, y hoy a Lorenzo el Magnifico lo habíamos dejado libero, ci abbiamo alla parte tecnica un altro nome romano, Claudio. Abbiamo a Claudio Spina nella parte tecnica. Siamo passati da San Lorenzo all'imperatore Claudio. No? Di Lorenzo il Magnifico all'imperatore Claudio. Esattamente. Allora, oggi giornata di pausa per quanto riguarda il Mondiale de Brasil, perché non si è giocato, si riprende domani con gli ottavi. Noi, la nostra trasmissione è sempre chiamata 27 giugno, anche se Alberto qui a Roma è 28, ma in Latin America che ancora giorno è? Ancora 27. 20, perché che ore sono perché in Latin America? Sono le 9:30 e 28, scusa. 28 e 28. Las 9:28. Molto bene, molto bene.
Entonces, allora, caro Alberto, ci abbiamo un po' di notizie. Parti tu o parto io? Sì, vabbè, parto io con la selezione argentina. Venerdì di relax per la selezione. Oggi va, ieri già, oggi dipende dove sono. Hanno mangiato per prima volta asado in Brasile. Oh. E asado, per chi non sa, è la carne all'arrosto. Esattamente, esattamente, la carne Allora, dato io invece con la notizia, Uruguay, Tabarrez si scaglia contro la FIFA, Suarez squalificato dall'artiglieria mediatica e Mujica, il presidente de Uruguay dice vuole fare causa alla FIFA. Durissimo attacco del CT. Intanto salutiamo il presidente Marchionne, la primera dama Sara Alonzi. Pere, che fai? Torni, non torni? Al grande Paolo, certo, lo dobbiamo salutare. Un saluto della Football Mondiale. Il presidente del terzo municipio di Roma, Paolo Marchionne, che era qui alla fiesta dell'Unidad, che si sta avvicinando qui al nostro stand. Eccolo, è arrivato, stiamo trasmettendo Football Mondiale. Con Alberto Polinori che è qui con noi direttamente da Latino America. Allora, facciamo una domanda al presidente Alberto. Come no? Gli possiamo chiedere, caro presidente, tu hai una scuola che si chiama Uruguay nel tuo municipio, però sappiamo senza morsi, i bambini non si mordono. Ok, poi abbiamo saputo da insomma nostri inviati del gossip del terzo municipio che tu andavi in una scuola che si chiama Buenos Aires. Ecco, bueno, sì. Allora commentaci sto fatto che possiamo definire il terzo municipio il municipio più latinoamericano di Roma. Certo, sicuramente, perché tra l'altro il terzo municipio ha un'affinità elettiva anche con il Venezuela, no? Per via del viaggio europeo di Simon Bolivar, e quindi evidentemente questo spirito latinoamericano, no, di indipendenza è rimasto su quel territorio e ha dato il nome anche a diverse scuole, quindi Uruguay e Buenos Aires, no Alberto? Uruguay, certo, e Buenos Aires, che ovviamente è la capitale dell'Argentina. Possiamo chiederti se farai una scuola col nome di Rosario? Potremmo pensarci, ma anche col nome di Alberto, io metto no, Rosario per forza, per Alberto. La scuola di Alberto. Alberto direttore della scuola. Ammazza. Che onore. Ma non esageriamo adesso. Senti, l'ultima domanda e ti lasciamo. Secondo te chi vince il mondiale? Non ne ho la più pallida idea. Grande. Però dalla tua affinità diciamo a te, so che sappiamo che ti piacciono le maglie bianco e celeste. Potrebbe essere Argentina. Argentina di Messi e di Alberto Polinori. No, sì. No, poi mi sembra, cioè, la Latina America oggettivamente ha fatto buone prestazioni, le squadre, le nazionali della Latina America hanno fatto buone prestazioni in generale, a differenza di quelle, diciamo, il vecchio continente, quindi chi lo sa, l'ho seguito molto poco il mondiale, a malapena ho seguito l'Italia, però insomma mi sembra, da quel poco che ho visto, è più pena che ho visto buone prestazioni, speriamo. Argentina può essere una bella nazionale che vince. Va bene, che dedichiamo a Paolo Marchionne, Alberto? Che musica della Latina America? Stiamo parlando dell'Argentina, a un grande della musica, a un innovatore della musica. Perché Paolo ti sta dicendo una cosa. No, vabbè, Fusil contra Fusil, volevo lanciare così un brano. Fusil contra Fusil. Però è un po' lento. Essere una roba un po' più sveglia. Più sveglia. Per l'ora lo dico, perché insomma io mi avvicino a casa adesso, avrei questo nelle mie intenzioni, e quindi magari sentendo la radio vorrei una roba in mediano sveglio al volante. Che ti tiene sveglio? Esattamente. Allora che mettiamo, Alberto? Allora, mettiamo al uno dei più grandi gruppi di musica rock non soltanto dell'Argentina ma della Latinoamerica. Sì. Soda Stereo e Persiana Americana. Oh, ecco, Persiana Americana, vediamo un po'. Eccola qua, l'abbiamo trovata, la inviamo e salutiamo Paolo. Tanto sarà ospite sicuramente in altre fasi
Sicuramente. Va bene. Allora, persiana Claro che sì. Grazie, Paolo. Persiana americana, don Alberto. Así es.